Benvenuti a casa dei Loud. Ma guarda, questa parete è decorata con le foto degli abitanti della casa. Andiamo a trovarli. Prendi dell'argilla polimerica. Wow, chi è? Mettilo in forno. Nel frattempo, prendiamoci un caffè. Fatto! Dipingi le figurine. Un canarino e un criceto. Wow! Geo si siede dentro e Walt sopra. Gli animali domestici della famiglia Loud sono super carini. Sentiamo il rombo di un motore. I genitori sono arrivati a casa Loud. I bambini adoreranno i loro nuovi amici. Lily è curiosa. La bambina sta giocando con gli animali. Tesoro, stai attenta, sono esseri viventi. Devi prenderti cura di loro. La nostra famiglia si è riunita. Tutti gli 11 bambini sono felici di fare nuove amicizie. Puliamo la bambola. Gira la ruota. Scegli gli occhi. Perfetti! Disegna una bocca. Prenderò dei dentini. Che sorriso affascinante! Prendi il tessuto. Ora abbiamo l'argilla leggera. Fai un'acconciatura. Un po' di smalto. I capelli di Lola sono splendenti. Ops, ha incrociato i glitter. Guanti eleganti. Abito lungo. E in testa un elegante diadema. Lola adora il rosa. Conosciamola meglio. Lola si è intrufolata di nascosto nella stanza delle sue sorelle maggiori. Dov'è la trust dei trucchi? Devo farmi bella! Buon profumo! Adesso metto il fard! Belle scarpe! E sono un po' grandi, ma va bene lo stesso! Lola ha fatto un paio di passi e... ops! Ha perso l'equilibrio! I suoi fratelli accorrono alle urla! Che cosa succede? Che male! Siediti, ti metto il gesso. Il concorso! Non posso vincere così! Decoriamo il gesso. Così va meglio. E un fiore, vincerai di sicuro. Lisa le ha ricordato che non solo la bellezza è importante. La famiglia di Lola l'ha davvero aiutata. Adesso ha la sua corona. Lola è una reginetta di bellezza. Vieni con noi. Disegna gli occhi. Dal dentista. Sorriso perfetto. È saltata giù dalla sedia e... oh, ho perso un dente. Prepara l'impasto. Mescola. Prepara un taglio di capelli. Ma aspetta, cosa? Dinamite? Almeno i suoi capelli adesso sono di un giallo perfetto. Cosa abbiamo qui? Ritaglia. La maglia è pronta. Sono troppo grandi. Accorciali. Ora abbiamo una tuta meravigliosa. Lana ha un bel berretto. Gli strumenti sono sempre con noi. Yes! Lana è l'esatto opposto di Lola. Lei è un maschiaccio. Sono qui! Cosa facciamo? Sto bevendo il tè con le bambole. Meglio giocare con i ragazzi. Ehi, ragazzi! Sì, nuovo trucco! Guardate! Wow! Ops! Che caduta imbarazzante! Wow, voglio farlo anch'io! Oh, sì! Adesso è nel carro con le zucche. Ciao, Rana! Diventiamo amici?
Lana, stai bene? Sto bene, e ora ho un nuovo amico. Oh, ha talento! La rana è andata dritta nella stanza di Lola. Ah, una rana! Queste sorelle sono totalmente diverse. Abbiamo un nuovo lavoro per te. Wow! Qualche rifinitura. Oh, ora è completamente calvo. Possiamo prendere in prestito questo? Diamogli un po' di capelli. Dipingi i capelli. Lincoln ha delle belle lentiggini. Fai i modelli. Fatto! Il colletto è a posto. Scegliamo i pantaloni. No. Oh sì, i jeans. Manca qualcuno. Io! Deve essere divertente essere in compagnia di 10 ragazze. C'è una regola nella famiglia Loud. Chi si siede per primo sul divano sceglie cosa guardare. Oh no, Lola è arrivata prima. Oh no, per favore, facciamo cambio. C'è la settimana della moda. Guarda questa rivista. Va bene, prendilo. Prima che abbia il tempo di prendere i popcorn. Oh, uno show sui vampiri, finalmente. Lucy, guarda questo televisore, è vintage. Wow, va bene, è tuo. Finalmente. Divertiti. Taglia un pezzo di polistirolo. Dipingilo di viola. Aggiungi un ricevitore. La nostra radio è quasi pronta. Accartoccia la carta stagnola. Wow, il filo di ferro. Attorciglia l'antenna. Vediamo se funziona. C'è tanta roba in soffitta. Puoi giocare, sdraiarti, leggere. Cosa abbiamo qui? Noioso. Pallacanestro. Bello! Ancora una volta! Prima cavalca. E poi pulisce. Vattene, ragno! Oh, cos'è? Un walkie-talkie! Wow! Pronto? Ciao! Su che pianeta sei? Incredibile! Ha contattato gli alieni! Le audizioni per la Lilu Land. Io! No, io! Oh, questa! Andiamo in laboratorio. Ok. Nuovi occhi. Wow! Sopracciglia. Oh. Falle il trucco. Oh. Scegli i capelli. Lenny preferisce il biondo. Ah, ho bisogno di un taglio di capelli. Abito azzurro. Colletto. Aggiungi gli accessori. Lenny ama le cose femminili. Sogna di guidare una macchina. Ma le regole del traffico sono difficili da ricordare. È troppo difficile. Ehi, come va? Prova a giocare con questo gioco di corse. Bello! Non funziona. Il volante finisce a terra. Perché non funziona? Basta! Penserò a qualcosa. Ha portato una carriola. Questi sono degli ostacoli. Giraci intorno. Va bene. Ops, il manubrio si è rotto. Prova con una ghirlanda. Assomiglia di più a un volante. Wow, Lenny sta facendo progressi. Anche se tutti i birilli sono caduti. Allora, cosa ne pensi? È andata meglio. Tutti sono felici. Ecco la carta. Disegna.
Wow, è vero! Magia restringente! Leni, possiamo farti una foto? Okay. Un paio di minuti. Mi sistemo. Let's go! Sono un sacco di foto! Quale scegliere? Probabilmente quella senza occhiali. Aggiungila. Ora Leni può guidare. Sta guidando. Il suo istruttore è vicino a lei. Oh, non credo che tu sia ancora pronta. Per favore, la desidero tanto. Va bene, ma fa attenzione. Amazing. Certo, ciao. Yeah! Oh, spero che vada tutto bene. Ora Leni è una grande pilota. Tutti le chiedono sempre un passaggio. Leni, mi accompagni a casa? Please. Tutti hanno bisogno di qualcosa. Mi lasci a casa della mia amica? Hey. Me too. Ma perché mi sono presa la briga di prendere la patente? Ehi, questa è la casa dei Loud? Sì, cosa posso fare per te? Ecco le multe di Leni Loud. Wow, com'è potuto succedere? Leni gli è passata accanto. Hey! Leni! Hey! Signorina, ecco le tue multe. Oh, non posso crederci. Credo di dover studiare di più. Wow, la gomma piuma volante. Taglia il supporto. Aggiungi dettagli bianchi. Ecco una provetta. Più prodotti chimici. Aggiungi un dettaglio. Quante sostanze! Questo macchinario chimico per le scoperte scientifiche è pronto! Lisa è davvero intelligente. Ha creato una formula unica nel suo laboratorio. Lisa, aiutami, ho un brufolo! Fammi vedere. Aspetta un attimo. Ecco, mescolerò l'alinol e arlenitul. Oh. Ecco la reazione. Wow. Ci intinge una spugna. Una goccia di soluzione sul brufolo e... Ops! Ah, sto avendo una reazione allergica. Che prurito! Ho un'altra idea. Un naso da pagliaccio. Molto meglio. Trovi sempre una via d'uscita. Wow. L'ultima caramella. Oh, possiamo prenderla? Ok. La carta non ci serve. Dipingi. Un'altra perla. Rendi l'etichetta più piccola. La protezione 800 proteggerà sicuramente la pelle di Lucy dal sole. La famiglia Loud è sulla spiaggia. Ognuno è impegnato con le proprie cose. Lucy si nasconde sotto un ombrello. Voglio mantenere la mia pelle chiara. Improvvisamente un forte vento inizia a soffiare. Oh no! Il mio ombrello! Lincoln cerca di raggiungerlo. Ma senza fortuna. Ciao! Ah, sto andando a fuoco! Questo ti aiuterà. Perché urli? Ho la crema solare. Ti aiuterà. Lucy può godersi la spiaggia con gli altri. I guanti sono a posto. Dipingi la bambola di giallo. Oh! Che occhi buffi! Fai una pettinatura alta. Taglia i capelli finti. Mescola con la colla. Che capelli stupendi! Marge indossa un vestito verde e perle rosse. Marge Simpson, benvenuta sull'Alilu! Marge è una grande casalinga. Oggi è un giorno molto importante. Deve prepararsi per una competizione. La nostra concorrente afferma di essere la migliore pasticcera di Springfield. Che profumino incredibile! Prego, siediti, okay. Assaggia!
Wow, mi piace questo lavoro. È meglio che premere i pulsanti in fabbrica. Tieni, ti piace questo eclair? Buonissimo, è così dolce. Prendine un altro. Non posso mangiare tutto. Mi sta per scoppiare lo stomaco. Le torte scompaiono una dopo l'altra. E questa? Un altro morso. Oh, aiuto! Scuotiamo lo smartphone. Ehi, che ne dici di questa testa? È ora di lavorare con la bomboletta a spray. Abbiamo un altro personaggio della famiglia Simpson. È Bart! Yep. La sua acconciatura è unica. Taglia i capelli e immergi la testa. Ehi, adoro questi capelli! È ora che il bambino si vesta. Pantaloncini blu. Ecco la maglietta. No, non voglio la maglietta! Vabbè, ok. Scarpe blu con calzini. Perfette per uno skater. Naturalmente questo burlone ha afferrato la sua fionda preferita. Ciao a tutti, sono Bart! Eccomi qui! La mia casa sull'albero segreta. È il posto perfetto per inventare scherzi. Ho un'idea. Beh, attento, Homer, tocca a te. Homer! Ah? Cosa? Chi è? Va bene, mi sdraierò a prendere il sole, altrimenti non digerirò mai le torte di Marge. Homer, fannullone! Oh, mi hanno beccato! Forse è la mia coscienza? Homer, tira sui pantaloni! Oh no! Marge! La poltrona è libera. Mangerò mentre penso a un nuovo scherzo. Il corpo della bambola è volato nel nostro laboratorio. Crea una conciatura con i coni di argilla. Colora di giallo. Ora i nostri capelli sono pronti. Disegna degli occhi espressivi. Delinea i modelli del vestito. Un paio di cuciture e l'outfit è pronto. Mettile delle scarpe comode. Il fedele compagno della ragazza è un libro. La biblioteca è il posto preferito di Lisa. Interessante! Mi servono più libri. Di più! Potrei perdermi qualcosa. Oh, perché la biblioteca chiude così presto? Dovrò trascinare tutto a casa. Non riesco a vedere niente. Ah! Gli scaffali cadono come tessere del domino. Ops, mi dispiace, devo andare. Wow! Ah, vabbè, questo posto aveva bisogno di una sistemata. Presa! Impasta l'argilla. Fai una gattina. Palla di neve ha bisogno delle zampe. Piega la base del filo di ferro. Le zampe sono a posto e naturalmente una lunga coda. Disegna i dettagli. Il collo è decorato con un collarino e perle. Che bella gattina! Anche questa pazza gattara la pensa così. Oh, perché ha così tanti gatti? I miei dolci animali! Ah, dove andate? Tornate indietro, presto! Questa signora deve tenere d'occhio i suoi animali domestici. Wow! Ciao, signora! Oh, questa gattina è tua! No, non credo! È uscita dal tuo giardino! Prendila, un sacco di gatti! Vieni con me, piccola, ti curerò io! Piccolo aiutante di Babbo Natale, ecco la tua nuova amica! Il cane è chiaramente scioccato! La baby Lola Lil Sis si trasformerà in Maggie! Pulizie magiche! Crea un'acconciatura speciale! Disegna degli occhi sorpresi. Ci serve un ciuccio, altrimenti piangerà. Vestila con una tutina blu. La bambina non sa ancora camminare, ma fa già gli scherzi.
Marge deve prendersi cura della famiglia. Guarda la Lilu tesoro. Ed ecco la gattina. Sta guardando il ciuccio. Oh no, l'ha preso! Maggie, cosa ti avevo detto? Dov'è il tuo ciuccio? Oh, l'abbiamo perso di nuovo! Andremo in rovina se continua a succedere! Dovrò comprarne uno nuovo! La piccola è felice di viaggiare, soprattutto se è per andare in negozio! Signorina, potrebbe aiutarci a trovare un ciuccio? Ma certo! Oh, che carina! Ti piace questo? Oh, è così schizzinosa! Wow! Wow, proprio come l'altro! Grazie! Maggie e Marge tornano a casa. Ecco qui, basta piangere. Ed ecco la gattina. Adesso le mancano i denti. Cosa? Dove ne hai preso un altro? Maggie mi fa impazzire. Oh, le perline torneranno utili. Più grande è, meglio è. Dipingi tutto di marrone. Aggiungi della deliziosa glassa. Metti gli zuccherini. Un'intera scatola di ciambelle. Homer sarà felice. La centrale nucleare è un posto pericoloso in cui lavorare. Ciò è in parte dovuto al fatto che come ingegnere nella sala di controllo ci lavora Homer. Oh, oh, il pranzo di oggi è ottimo. Una scatola di ciambelle. Oh, che bella giornata. Oh, sono così scomodo. Perché non mi portano un divano? Dovrò pensarci da solo. Oh, che bello! Oh, la mia canzone preferita. Dopo un pranzo così, un riposino è d'obbligo. Che grande lavoratore! C'è un incendio! Tutto il personale è in preda al panico. Al fuoco, mettetevi in salvo! Ma Homer non si preoccupa della sicurezza. È felice così com'è. Taglia un blocco di polistirolo in due rettangoli. Incolla la cornice di gomma piuma lilla. Immergi le punte degli spiedini nella pittura. Ecco quattro gambe. Due perline per un segnale migliore. Wow, fatto! Manca lo schermo. Collega i cavi. Altoparlanti e pulsanti sono a posto. Il miglior oggetto della casa, secondo Homer. Certo, passa tutte le sere a guardare la TV. Homer, tesoro, stai dormendo? Cosa? Sto guardando la partita. I giorni passano. Le stagioni dell'anno, gli interessi, gli hobby cambiano. Ma la TV resta l'amica costante di Homer. Papà, finalmente si è addormentato. Posso mettere il canale scientifico? Lisa, sto guardando. Non osare cambiare. Papà, stavi dormendo. Stacca gli occhi dallo schermo. Nessuno può portarmi via la mia adorata TV. Facciamo il piccolo aiutante di Babbo Natale con gli spilli e l'argilla polimerica. Aggiungi le pupille. I cani non riconoscono il loro capo. Esatto, pelo marrone. Meglio, il cane adesso è proprio quello dei Simpson. Mentre Homer russa sul divano, il telecomando è sul pavimento. Un bello snack per il cane. Il piccolo aiutante di Babbo Natale annusa lo strano osso con curiosità. Oh no, ha deciso di seppellire questo tesoro nel cortile di casa. Homer si sveglia e capisce che qualcosa non va. Il telecomando dov'è? Sai dov'è? No? Famiglia, riunione di emergenza. Dov'è il telecomando? Homer, cercalo tu. Oh no, perché è successo? Il cane ha pietà di Homer. Incredibile, come l'hai trovato? Bravo cucciolo, bravo. Un vecchio skateboard è andato dalla Lilu per un aggiornamento. Fai una nuova copertura fosforescente.
una coppia di ruote. Fissa le cannucce. La stampa preferita di Bart è sul fondo. Sembra intimidatoria. Tutti conoscono questo ragazzo. È passato a tutta velocità nel corridoio della scuola. Date un'occhiata! Fantastico! È ora di mangiare e ricaricarsi! Oh, la buccia di banana! La butto lì! Andiamo, nuovi trucchi! Bart gira intorno agli armadietti e alla fine scivola sulla sua stessa buccia. Oh, e ha colpito la sua insegnante! Ah, le mie cartellette! Tutti i miei fogli! Ups! Bart, resterai dopo la scuola! Che imbarazzo! Non lancerò più le bucce di banana in giro! Sì, fatto! Oh, yeah! Scuse accettate! Ritaglia le foto stampate. Prepariamo le cornici. In ognuna c'è una foto di famiglia. Ah, sembra la famiglia perfetta. Finché non li conosci meglio. I Simpson sono andati a fare un servizio fotografico. Il fotografo li sta già aspettando. Ci siamo! Ci siamo tutti! Ok, andate davanti allo sfondo. Allineatevi! Bart, fermati! Lisa, spostati! Marge, i tuoi capelli mi stanno coprendo! Oh no, perché non potete mettervi in fila normalmente? Pronti? Ah, mi hanno morso! Ah! Portate via gli animali o teneteli nell'inquadratura! Lisa e Bart non riescono a stare fermi. Ok, sarà più facile scaricare una foto da internet. Un paio di clic in Photoshop e voilà! Le vostre foto! Wow, sei un vero professionista! Wow, siamo noi! Fiu, ha funzionato! Buona fortuna! Vado a fare una pausa caffè! Ehi, grazie amico! È ora di vestirsi! Taglia le vecchie trecce! Crea una nuova acconciatura con l'argilla leggera! Dipingi i capelli color castano. Mabel ha un viso carino. Prendiamo dei tessuti. Quale sceglieremo? Rosa. Cucilo. Il maglione è pronto. Disegna un gatto. Oh, che carino! Beh, tesoro, abbiamo giocato molto. È ora di riposare. Mabel, svegliati! Abbiamo tante avventure che ci aspettano. Cosa intendi? Andiamo dallo zio Stan! Evviva! Yuhu! Andiamo! Wow, come siete cresciuti! Zio Stan, ci sei mancato! Divertitevi! La vostra stanza personale! Oh, una capretta! È così carina! Dipper è un fifone. Piccole pesti, avete visto quello strano negozio nel bosco? Vi piacerà. Mabel, Dipper, avete paura? Corriamo nel carrello. Pericolo! È sicuramente qualcosa di interessante! Ora siamo al laboratorio di Lalilu! Fare la gomma richiede una ricetta speciale! Avremo bisogno di un mestolo più grande! Raccogli tutti gli ingredienti!
fai passare tutto attraverso i tubi miracolosi. Quanto vapore! Puoi vedere la nostra prima gomma da masticare. Mettile nel contenitore con le etichette. Questo trasportatore è già in funzione. Sul nastro sono apparse delle merci accuratamente imballate. Una scatola piena di deliziose Smile Dip! Yummy! Le Smile Dip! Ho sempre voluto provarle! Che buone! Oh, penso di averne mangiate troppe! Ehi, dove sei stata tutto questo tempo? Wow, quante gomme da masticare! Aiuto! Consegna espressa per Lalilu! Rimuovi il vecchio trucco! La Lola è pronta a rinascere! Disegna un sorriso! L'apparecchio sui denti! Oh, che occhi curiosi! Un po' di rossore sulle guance! Pettiniamo un po' di lana! Acconciatura perfetta! Ora facciamo un maglione colorato con la manica! Il collo alto è a posto! Completiamo l'outfit con una gonna! Mabel è cresciuta! Oh, cosa posso fare? È tutto così noioso! Ehi, cosa c'è che non va? So come distrarti! Davvero? Guarda quanti animali! Scegli quello che vuoi! I panda! Oh, ma sono troppo grandi! Un gattino, forse? Carino, ma no! Ok, ci sono! Le paperelle! Oh, di chi è quella coda? Sì! L'argilla rosa! Crea il corpo del maiale! Che orecchie carine! Wow! Mabel dipinge le macchie, i piedi e una faccia! Aggiungiamo una coda! Il maiale ha preso vita! È adorabile! Wow, un maiale! Mi sono fatta un amico! Oh, l'avevo promesso! Dondolo ama il marshmallow! Sì, un saliscendi! Fanno tutto insieme! Che ne dici di prendere il sole? Adesso andiamo a nuotare! Dondolo adorerà questo cartone animato! Il maiale è molto legato a Mabel! È fantastico che si siano incontrati! Chi è? Troviamo una testa! Disegna una nuova faccia. Capelli blu elettrico. Dipingiamoli di marrone. Ritaglia un dolce vita rosso. Fatto! I pantaloncini sono pronti. L'unica cosa che manca è il giubbotto. Impeccabile! Il berretto blu e bianco è l'accessorio preferito di Dipper. Dipper ora è un adolescente. Ah, sono così nervosa. L'appuntamento dovrà essere perfetto. Cosa? Hai un appuntamento? Adesso siete grandi. È l'ora della scatola dei ricordi. Ah, ecco dov'era il tuo berretto. Fai come se non sapessi nulla. Zio, guarda la TV.
È in gioco la mia vita amorosa! Oh, ciao! Entra! Ti presento mio fratello Dipper e zio Stan. Piacere di conoscervi. E dondolo il maiale. C'è qualcosa che non va in lui. Dobbiamo salvare Mabel. Ho già visto qualcosa del genere. In un libro. Oh, che fantasia che ha. Dove sono gli indizi? Hai notato qualcosa di strano qui? Sì, dovrebbe funzionare. Grazie per l'aiuto. Dipper preme il pulsante. Prepariamo i materiali. Macchiamo la carta con il caffè nero. Stendi il liquido e aspetta che si asciughi. Fatto! Aggiungiamo le bruciature. Piega la carta a fisarmonica. Queste sono le pagine. Avvolgile in una copertina spessa. Decora gli angoli con l'oro. Sulla mano c'è il numero 3. Una rilegatura dorata. Il segnalibro pende dal dorso. Queste pagine contengono dei documenti misteriosi. Chissà chi li ha scritti. Cosa? Un diario segreto? Nani malvagi? Ah, questo spiega tutto! Mabel, c'è una cosa che volevo dirti da molto tempo. Oh? Rimarrai sorpresa. A dire il vero, sono un nano! Incredibile! Due ragazzi in uno? Fantastico! Mabel, sono un nani malvagi! Scappa! Oh, aiuto! Mettiti in salvo! Let's go! Mabel è ormai adulta. Rimuovi il trucco. Disegna una nuova faccia. Applica l'ombretto rosa. Aggiungi le ciglia. E i glitter. Metti lo smalto gel. Che lampada utile! Dipingiamo le labbra con il rossetto. Parrucchieri, al lavoro! Taglio di capelli. Prepara il tessuto. Facciamo un nuovo maglione. Aggiungi una gonna viola. Sopra abbiamo uno strato trasparente e un colletto alto. E gli orecchini. Mabel è bellissima. È vero, è ora di fare una passeggiata. Oh, sono così carina. Dondolo, ho bisogno del mio profumo. Oh, non è questo. Beh, dov'è? Il profumo non è mai troppo. Ecco fatto. Ora sono pronta a conquistare il mondo. Hi. Ehi, come va? Non sono interessata. Ok. Oh, è lui! Hello. Devo inventarmi qualcosa. Lalilu, aiuto! Siediti. No, ci serve un bel carattere. Così va meglio. Ti piaccio? Compila questo questionario, per favore. Penso che tu non mi abbia sentito. Il questionario... Devo andare. Ehi, per favore, rispondi alla domanda. Ok. Sì. Sei molto carina. Sì, il tuo profumo è magico. Thank you.